Vi ho detto che dopo le feste facevo un'altra ricetta? E ora facciamo insieme la pasta e patana. E ora, sigla! Un po' di storia per questa ricetta, cioè veloce veloce. Questo piatto è un piatto antico napoletano e nasce come piatto povero. Io ci butto alla pasta mista, proprio come tradizione. Mo' andiamo a cucinare. Non vi preoccupate, sono il boss della cucina napoletana. Vi fidate di me? Cioè, mi raccomando. Vi do le dosi per 4 persone, 250 g di pasta ammischiata, pasta mista, 4 patate medie, una cipolla, io ci metto quella là diramata di Montorio in provincia di Avellino, ma ci potete mettere anche quella là bianca, una carota tritata, 5 pomodorini di Pachino, 2 gambi di sedano tutto ben tagliate, 2 croste di parmigiano, 5 cucchiai di olio extravergine di oliva, Nubiz che sale, prendete abitudine di assaggiare, mi raccomando, in cucina con il sale. Pepe. Ok? Andiamo a cucinare. Aggiungiamo l'olio. Appena si è riscaldato l'olio, mettiamoci la cipolla. Abbassate la fiamma. Facciamo rosolare un poco. Wow, si sente un odore già mo'. Siamo famo di fame. Siamo famo di fama. Appena si è rosolata la cipolla, ci mettiamo la carota e il sedano. Facciamo friggere bene tutto, eh. Secondo me la cucina è pure molto a occhio. A occhio, nel senso che si vede la quantità che si deve mettere. Io ormai ho la mano, quasi la mano. Ogni tanto girate, che sennò si azzecca sotto. Si azzecca sotto. Andiamo a mettere il pomodoro. Lasciamolo stare per qualche minuto. Mettiamo le patate. O giriamo un poco, cioè lo giriamo un poco. Così si assaporisce tutto. Ci mettiamo anche un po' d'acqua. L'acqua, prima cosa si devono cuocere le patate. Mi raccomando, non ci mettete poi troppo acqua, solo al limite quando mettiamo la pasta. Cioè, sta pasta e patata, fatela zuccuse, cioè stretto stretto. Quindi l'acqua aggiungete poco alla volta. Facciamo cuocere le patate. Mettiamoci un pizzico di sale, quello che vi dicevo io, assaggiate con il sale. Se ci vuole, ci ho mattito una poca. C'è un piatto, c'è proprio bello, c'è proprio buono. A me è molto semplice, come pasta e patate. Ma io, cioè voi, insieme, mettiamoci i due scorzi e i formaggi. Vi raccomando, grattate entrambi i lati, ma soprattutto dove è la parte, diciamo, la parte dura, grattatela, che dove sarà scritto tutto questo, vabbè? E mettiamolo dentro. E qua vi raccomando, cercate di essere delicati, delicati. Andate qua, va, ecco poi sì, andate qua, va. Andiamoci a mettere un po' di pepe, un po' che. Avevo aggiunto leggermente un po' di acqua.
perché dobbiamo cuocere la pasta mista. Qua mi raccomando, fuoco lento, e la giriamo. Ma facciamo assare un po', perché penso che solo se devi aggiungere un po' di acqua. Signori, è cotto. Lo so, state cercando di capire questa scritta. Vi aiuto io. Con occhio frivo pesce e con altro guarda cat. Mo metto innanzi alla telecamera, guardate qua, va? Guardate qua. Mettiamoci un po' di parmigiano, a piacere vostre. Io ce ne metto tanto. Voilà! Questa è la mia pasta e patana. Cascorsi fumaggi. E che profumo. E mo viene il momento più bello. Assaggiamo. Mamma. Ma si sente la patata, si sente la scorza di fumaggio, si sente la carota. Ma ragazzi, signor, c'è che... aspetta. No, non è possibile. Provateci pure voi, fate questa pasta e patate come l'ho fatto io. Mamma mia, mamma. Aspetta, E anche questa ricetta è finita. Vi raccomando, come al solito, iscrivetevi al mio canale. Vi raccomando, Agostino De Martino. Pure perché sono Agostino, sono il boss della cucina napoletana. E in questo caso, la pasta e patana. Alla prossima! Ma finisci di mangiare!